L'attività si è svolta in tre fasi principali. La prima in cui con la classe siamo venuti in FBK e i ricercatori ci hanno presentato il progetto, ci hanno fatto un'introduzione a quella che è la visione artificiale, la realtà aumentata. All'incontro successivo invece si è svolto a Riva e ha visto gli studenti in un'attività più pratica. Infatti siamo andati in giro per la città a fare rilevamento dei vari monumenti scelti per creare poi i modelli 3D. L'applicativo che abbiamo dato agli studenti permette di acquisire delle immagini che vengono direttamente trasmesse a un server di ricostruzione. Sul dispositivo è possibile vedere in anteprima la ricostruzione che gli studenti hanno effettuato, così che si può capire quali sono quelle parti dei palazzi o delle statue che sono state scansionate che sono state ricostruite sul server. Quindi se mancano dei pezzi dove acquisire con lo smartphone, possiamo capirlo direttamente sul luogo. L'ultimo incontro invece ha visto sempre i ragazzi lavorare sulla rielaborazione dei modelli e a creare appunto poi la mappa in realtà aumentata. La possibilità di avere, oltre al modello tridimensionale, nell'app anche delle brevi descrizioni di quelle che sono le opere che sono state mappate è stato un buon modo per permettere ai ragazzi di affrontare anche il problema della sintesi, ossia della capacità di delineare quelli che sono i tratti caratteristici di ogni elemento affrontato. Il funzionamento dell'applicazione che mi ha incuriosito perché da delle foto, dalle immagini in due dimensioni riusciva a ricavare dei modelli in tre dimensioni molto dettagliati. Rispetto a studiare la storia dell'arte da un libro in due dimensioni e con del testo un po' noioso, vederlo in tre dimensioni com'è nella realtà è tutta un'altra cosa perché lo riesci a vedere invece che dovertelo immaginare anche da delle descrizioni. È qualcosa di molto più reale che magari è molto più vicino anche a noi.